Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Eccellenza Reverendissima, è bello ritrovarci nella Concattedrale di Guastalla nell'occasione della celebrazione della solennità della Beata Vergine della Porta, per rendere grazie a Dio dei suoi 9 anni e qualche mese del suo ministero episcopale in mezzo a noi. Questo mi offre l'opportunità per esprimere prima di tutto il mio sentimento di gratitudine personale per la stima, forse anche eccessiva, che lei ha dimostrato nei miei confronti in questo cammino che ha percorso insieme. Ma credo di poter fare mio il desiderio di tutti i presenti e non nell'esprimere il grazie affettuoso e filiale da parte di tutta la comunità guastallese che ha avuto modo di constatare fin dall'inizio del suo episcopato, e lei lo ha detto apertamente, una particolare predilezione nei confronti di questa Chiesa, la ex diocesi, unita ad un legame speciale nei confronti del santuario della Madonna della Porta. Abbiamo percepito infatti quanto lei desiderasse, prima di portare a termine il suo mandato episcopale, di vederla riaperta e funzionante e di poter celebrare questa solennità della Beata Vergine della Porta al suo interno, dopo i lavori di restauro, purtroppo non ancora ultimati. Vorrà dire che dovrà tornare a Guastalla per questo scopo. L'invito a ricordare il proprio Vescovo ogni giorno nella Santa Messa, come prevede la preghiera eucaristica, ci obbliga non solo a rafforzare la comunione con lei e tra di noi, ma anche a ricordare il suo ruolo di pastore, il carico di responsabilità, di preoccupazioni e forse anche di sofferenze che un vescovo deve sostenere nel suo ministero. E in questo, possiamo dirlo, ci sentiamo uniti e fratelli. Non ho avuto modo di incontrarla spesso, Luzzara è un po' lontano da Reggio, ma il cammino fatto insieme nel Consiglio Presbiterale, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, mi ha permesso di vedere in lei un testimone di fede profonda, di vita di preghiera, capace di penetrare le scritture. Il suo commento, per esempio, seppur breve, al testo dei Salmi che proponeva a noi sacerdoti riuniti in assemblea, era sempre puntuale ed efficace. Mi ha anche colpito vederla compiere gesti di carità molto semplici, che però dimostrano una sensibilità, un'attenzione nei confronti di chi è nel bisogno, che non sono sempre scontati. Ma il fatto stesso di aver accettato di fare il Vescovo e lo sforzo da lei compiuto per promuovere all'interno della nostra diocesi l'unità e la comunione sono motivi sufficienti per esserle riconoscenti. Le tante testimonianze raccolte e contenute nel libro pubblicato in occasione del suo 75° compleanno ne sono una prova. Ho letto diverse sfaccettature della sua personalità e del suo ministero che non conoscevo. E invece il nostro dovere è chiederci se noi, come sacerdoti, diaconi, religiosi, consacrati in genere e laici, abbiamo fatto tutto il possibile per lasciarci guidare da lei e per favorire la sua azione pastorale. Infatti un vescovo può esercitare appieno il ministero della sua paternità spirituale soltanto se i suoi sacerdoti e fedeli vivono ad avere figli e si rendono disponibili a camminare insieme. E questo forse a volte è mancato e ci scusiamo. Ora è arrivato il momento di salutarci, che grazie a Dio non è un addio. Termino quindi, certo di raccogliere il desiderio di tutti, manifestandole tutta la nostra gratitudine, assicurando di accompagnarla con le nostre preghiere, perché anche se le nostre strade si dividono, i nostri cuori possano rimanere in comunione. Sia questa celebrazione l'occasione per fare propositi nuovi e senza pensieri pregiudiziali, mentre ci accingiamo ad accogliere il nuovo Vescovo Giacomo.
invochiamo il dono dello Spirito Santo perché illumini e sostenga il neo eletto chiamato a guidare questa nostra Chiesa di Reggio Emilia Guastalla per gli anni a venire, affinché sia pastore secondo il cuore di Gesù, buon pastore. Buon cammino quindi a lei, ovunque sarà, a continuare il suo ministero. Buon cammino alle nostre comunità e a tutta la Chiesa sulla strada del Sinodo che siamo invitati a percorrere insieme. Grazie, dottor Reggiani. Parole più diffuse dirò durante l'omelia, ma già da adesso voglio esprimere tutta la mia gioia di poter celebrare con voi ancora qui la Santa Messa, di poter vivere con voi questo momento in questa comunità che così ho tanto amato e tanto amo. Nello stesso tempo, al termine di questi 9 anni, sono ben consapevole del bene non fatto e del male compiuto. E quindi chiedo con voi, per me e per voi, domanda a Dio di perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Celsis Deus. Et in terra pax hominibus, bonae voluntatis, locavus se,
Preghiamo. Signore Dio, la Vergine Maria ci hai dato un modello di somma umiltà e di carità sublime. Fa che la tua Chiesa si consacri con pari dedizione alla tua gloria e al servizio dell'uomo e diventi per tutti i popoli segno e strumento del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Zaccaria. Rallegrati, esulta figlia di Sion, perché ecco, io vengo ad abitare in mezzo a te, oracolo del Signore. Nazioni numerose aderiranno in quel giorno al Signore e diverranno suo popolo, morerà in mezzo a te e tu saprai che il Signore degli eserciti mi ha inviato a te. Il Signore si terrà Giuda come eredità nella terra santa ed eleggerà di nuovo Gerusalemme. Taccia ogni mortale davanti al Signore, poiché egli si è destato dalla sua santa dimora. Parola di Dio. Thank you.
dagli Atti degli Apostoli. Dopo che Gesù fu assunto in cielo, gli Apostoli ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. Parola di Dio. Date gloria al Signore. Date gloria al Signore. Cantate la sua gloria. Cantate la sua gloria. Sì, il Signore ci suo amore fedele. Alleluia, 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 alleluia. Felice che hai generato il Signore, beata Madre della Chiesa che fai ardere in noi lo Spirito del tuo Figlio Gesù Cristo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenente ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse:
Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e quando si è bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora. Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Alleluia. 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 Bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. Cari fratelli e sorelle, il vino buono alla fine è l'augurio che faccio a me stesso e che faccio anche a ciascuno di voi, che la vostra vita sia un crescendo. E realmente Gesù ci ha promesso questo, che la nostra vita sia un crescendo, non un crescendo esteriore. In realtà, nella maggior parte dei casi, la nostra vita va verso minori forze, minori capacità, minore possibilità di intervento, forse anche perdita di relazioni e di coscienza. Ma questo crescendo, il vino buono alla fine, ci è dato da Dio se noi accettiamo di camminare con Lui. Ed egli, nel decadimento esteriore, procura in noi una crescita interiore e profonda che prelude alla comunione definitiva. Ha detto bene Don Torreggiani all'inizio delle sue parole, di cui lo ringrazio molto e che mi hanno commosso, che c'è un legame particolare, c'è sempre stato in questi 9 anni, fra me e Guastalla. Non solo perché sono cittadino onorario di questa città, ma anche per altri motivi che più volte ho enumerato: l'aria lombarda di questa città, la sua storia, la sua tradizione, l'anima della sua gente, il passaggio molteplice di San Carlo da questo posto e il mio legame con il Cardinal Ferrari. Tutte queste ragioni ed anche altre ragioni di conoscenze poi personali e di amicizie che si sono sviluppate hanno fatto di Guastalla e di questa terra per me un luogo privilegiato del mio spirito che indubbiamente porterò sempre con me. Naturalmente porterò con me questa cattedrale e porterò con me la Madonna della Porta. Come ho vissuto questi 9 anni? Ecco, Dio mi perdonerà se oggi parlerò un po' di me. D'altra parte, mi sembra che sia anche giusto farlo. Voi vi attendete un po', no? Non dico un sunto, e neanche un consuntivo, ma qualche parola su questi 9 anni. Bene, alla luce di quello che è accaduto, oso leggere questi 9 anni come un dono particolare di Dio. Pensavo che, giunto ai 66 anni, il mio tempo di diventare vescovo fosse passato,
e ne gioivo. Invece non è stato così. E il primo tempo è stato un tempo difficile, sia per quello che dovevo lasciare, una comunità che era nata attraverso di me, non da me, perché da noi non nasce niente, nasce attraverso di noi, perché tutto nasce da Dio. E poi una, Don Torreggiani, Don Pier Giorgio accennava che 35 anni di vita a Roma mi avevano concesso. Un distacco difficile e anche un inizio difficile, perché non conoscevo niente di Reggio, non conoscevo niente della Chiesa di Reggio. Ma poi questi anni sono stati e si sono rivelati un grande dono. Perché? Perché ho capito che questi anni mi erano dati per tante ragioni, ma soprattutto per una: per poter servire il corpo di Cristo. Questa è la ragione in cui si raccoglievano tutte le altre possibili ragioni per cui ero qui. Il servizio al corpo di Cristo, nell'umanità della Chiesa, di questa Chiesa. E quindi è ovvio che si siano alternati giorni lieti nel servizio al corpo di Cristo trionfante e risorto e giorni faticosi del Signore e legato. Come unito e legato è il corpo sofferente e il corpo trionfante di Gesù. Sono io, non vedete? Non sono due signori, non sono il Cristo della storia e il Cristo della fede. Sono un'unica persona che ha assunto la nostra umanità, è passato attraverso le nostre fatiche, tentazioni e dolori e infine la nostra morte, per essere poi risuscitato dallo Spirito del Padre e rivivere certo in un corpo nuovo, ma che non è altra cosa rispetto alla persona di Gesù di Nazaret. Questo mi ha reso appassionato di ogni membro di questo corpo, innanzitutto dei presbiteri. Forse non sono riuscito ad esprimere come avrei voluto la mia vicinanza a tutti i presbiteri. Ho cercato di farlo così come mi era concesso per il tempo e per le energie che avevo. Ma posso dire davanti a Dio con verità di aver amato ciascuno, nella sua peculiarità, nel suo dono, nella responsabilità a lui affidata. E nelle occasioni di udienze, di incontri, di celebrazioni comuni, tutti ho avuto presenti, soprattutto nella preghiera, e tutti ho cercato di indirizzare nella vita a cui erano chiamati, anche questo, anche quando questo costava parole dolorose e scelte difficili. Allo stesso modo ho avuto a cuore la vita dei diaconi. Appena sono arrivato in diocesi, mi sono reso conto di questa realtà anche numericamente imponente del diaconato permanente e mi sono messo di buzzo buono a cercare di conoscerli, di capire chi fossero, di quale fosse il proprium del loro ministero. E così è nata anche la prima lettera pastorale che rappresenta, penso, un unicum nel magistero della Chiesa. Penso che la vita dei diaconi possa costituire per la nostra Chiesa una grossa opportunità. Penso nello stesso tempo che la scelta del diaconato permanente abbia bisogno di un'ulteriore riflessione, che a mio parere è abbastanza mancata dopo il Vaticano II. Si è data per scontata la loro esistenza, ma non si è fatto un lavoro teologico profondo per comprendere il significato della loro presenza nella Chiesa di oggi. Auspico che questo possa avvenire in futuro. Ho sofferto
il fatto che tante comunità religiose avessero lasciato prima del mio arrivo la loro presenza nella nostra diocesi, perché ritengo che la vita religiosa sia non solo importante per ciò che fanno, ma innanzitutto per ciò che i religiosi e le religiose sono. Ciò che fanno può restare o passare, una scuola si può aprire o chiudere, un ospedale, penso alla madre Cabrini, si può aprire o chiudere, ma è il loro carisma che non si può chiudere, il carisma di una vita interamente donata. Il carisma della profezia di ciò a cui siamo chiamati, il carisma della considerazione del fratello come sacramento di Cristo. E in questa stessa luce vedo anche la vita dei consacrati e delle consacrate. Sono felice che nella nostra Chiesa alcune comunità religiose siano rimaste e in modo particolare voglio esprimere qui il mio saluto e la mia gratitudine per le comunità che operano in questa zona della nostra Chiesa. Sono dispiaciuto che ci siano poche comunità di vita contemplativa. Ho desiderato portare qui in diocesi altre comunità, ma non è stato possibile. La vita contemplativa è il cuore della vita religiosa, come la vita religiosa indica a noi la strada di noi battezzati. È stato per me un motivo di grande gioia l'incontro con le varie espressioni della vita laicale della nostra diocesi, soprattutto con i giovani e le famiglie, a cui ho dedicato molto del mio tempo. Perché vedo che questa è una responsabilità che abbiamo tutti, l'abbiamo come genitori, l'abbiamo come educatori, l'abbiamo come insegnanti, l'abbiamo come battezzati, quello di aiutare i giovani e le giovani famiglie, aiutare i giovani perché sono disorientati il più delle volte, aiutare i giovani a scoprire la voce di Dio che parla dentro di loro, aiutare i giovani attraverso il crearsi di comunità giovanili, perché il giovane e l'uomo non può andare a Dio se non attraverso la relazione con una comunità. Se Dio si è fatto uomo è perché possiamo andare a Lui attraverso altri uomini. E così la vita delle giovani famiglie che ho cercato di seguire in tanti modi in questi anni, che mi hanno dato molta speranza e grande consolazione. Anche qui una famiglia per poter decidere, dei giovani per poter decidere di fare famiglia, devono vedere davanti a sé delle giovani famiglie. Devono vedere che far famiglia è possibile ed è anche conveniente, che non si può vivere da soli e che anche quando si cerca di vincere la propria solitudine attraverso un accompagnamento, bisogna poi dare una prospettiva futura, un per sempre, perché il per sempre è esigito dall'amore stesso, che poi possa o no realizzarsi, che poi possa o no trovare difficoltà, ma ogni amore vero che nasce è un amore per sempre. Devo dire che mi hanno accompagnato in questi anni anche delle relazioni buone con le autorità civili e militari. E ringrazio qui la presenza della signora Camilla Verona e dei comandanti militari che sono per me il segno della vicinanza degli amministratori e dei diversi corpi di guardia di polizia
che, con cui ho intrattenuto sempre ottimi rapporti in questi anni, anche nel succedersi dei diversi prefetti, dei diversi questori, delle diverse autorità. È un compito della Chiesa, se vuole interessarsi dell'uomo intero, interessarsi della società civile e interessarsi dell'amministrazione del bene comune, interessarsi delle relazioni e interessarsi anche dell'ordine. Ho cercato di fare questo nella chiarezza della distinzione dei compiti, ma anche nella consapevolezza che la fede cristiana non è una fede privata, è una fede pubblica, è una fede che nel rispetto di tutti desidera essere un evento pubblico, un evento, come dice Gesù, non nascosto sotto il tavolo, ma visibile, un evento che sia sale della terra e luce del mondo. Questa visibilità della fede e questa maturità dei rapporti di libertà religiosa è ciò che ho maturato sempre di più in questi 9 anni di servizio episcopale. Da questa Chiesa ho ricevuto molti doni, dalla Chiesa di Reggio Emilia Guastalla, non solo doni personali, cioè doni di amicizie presbiterali, diaconali, laicali, che continueranno nel tempo, se Dio vorrà, ma anche doni specifici, doni propriamente ecclesiali, come il dono dell'attenzione alla parola di Dio e il dono dell'attenzione ai poveri. Ora è chiaro, queste attenzioni non è che mancassero nella mia vita presbiterale prima, altrimenti non solo non sarei stato prete, ma neppure cristiano. Ma certamente la vita nella nostra Chiesa mi ha aiutato. Soprattutto mi ha aiutato a comprendere che la religione cristiana non è la religione del libro, che quando parliamo di parola di Dio non possiamo semplicemente riferirci al libro della Bibbia, ma quando parliamo di parola di Dio, innanzitutto parliamo di Cristo, il Verbo di Dio che si è fatto uomo. È lì che dobbiamo guardare. E la Sacra Scrittura è importante proprio perché ci fa entrare nella vita di Cristo, in tutte le infinite sfaccettature di questa vita, di questa persona, che è il Figlio di Dio fatto uomo, preannunziato e poi infine venuto sulla terra. Ecco l'unità dell'Antico e del Nuovo Testamento. Ecco la necessità di leggere e meditare la Sacra Scrittura. Ecco la necessità di leggerla nella Chiesa e con la Chiesa e soprattutto di leggere accettando e domandando prima ancora l'illuminazione dello Spirito di Dio. Egli ci parla attraverso la Scrittura, così come ci parla in tante occasioni e in tanti modi. L'altro dono che questa Chiesa mi ha fatto è l'attenzione ai poveri. Sono entrato in diocesi visitando l'OPG, l'ospedale psichiatrico giudiziario, e proprio davanti a questi volti di persone sfigurate da una duplice prigionia, quella del carcere, quella della malattia psichiatrica, ho pensato questo: non possiamo ridurre il povero a un'icona di Cristo. Il povero è persona di Cristo, è parte privilegiata del suo corpo, che ci arriva per farci comprendere quanto Cristo ci ha amati e ci ama, e nello stesso tempo per chiedere la carità della nostra vicinanza, del nostro aiuto. Ecco, questo è un altro grande dono che ho ricevuto da questa Chiesa e che ho cercato di educare, perché possiamo sempre vivere la tragica dimenticanza o banalizzazione della carità che vive il nostro tempo, la banalizzazione dell'amore che è davanti ai nostri occhi e sui nostri schermi televisivi, la banalizzazione dell'amore.
Ecco, quindi grazie a tutti voi, grazie a coloro che mi hanno accompagnato in questi anni. Io spero adesso di poter riposare, di poter avere tempo per pregare meglio, e quindi sarò ancora più unito a voi, di avere più tempo per poter leggere, per poter scrivere, per poter predicare. Poi sarà quello che Dio vorrà. Non so se Dio mi darà un giorno o 10 anni. Nessuno di noi può sapere che cosa lo attende. E quindi dobbiamo tutti disporci lentamente e consapevolmente all'accettazione di ciò che verrà. Lo dico, è importante per tutti, perché ci si debba preparare per tempo di fronte a ciò che verrà. Perché, come dice Gesù, verrò come un ladro, verrò all'improvviso. Invece, se ci prepariamo, certamente non mancheranno i momenti di solitudine e di sgomento, ma il nostro cuore a poco entrerà nella volontà di Dio. Non so quindi quanto tempo mi resterà. E non ho neppure l'ansia, devo dire la verità, di fare ancora chissà che cosa. Penso di aver fatto tanto, di aver fatto ciò che Dio mi chiedeva, di avere donato sinceramente tutto me stesso per quelle energie che potevo avere. Quello che farò nel futuro sarà una semplice aggiunta, quasi come un'ulteriore domanda a Dio di avere pietà della mia pochezza e di perdonarmi nel momento della morte. Amen. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Carissimi, per intercessione della Beata Vergine della Porta, preghiamo Dio Padre per le necessità della Chiesa, per questa città di Guastalla e per la pace nel mondo. Diciamo insieme, proteggi la tua famiglia, Signore. Proteggi la tua famiglia, Signore. Per la Chiesa, diffusa nel mondo, perché sull'esempio e per l'intercessione della Vergine Maria sappia maternamente ogni uomo e ogni donna ad accogliere la grazia che proviene dal Padre
preghiamo. Proteggi la tua famiglia, Signore. Per Papa Francesco, tutti i pastori, per intercessione della Beata Vergine Maria, siano sempre docili alla volontà di Dio e testimonino la presenza di Cristo nel mondo, preghiamo. Proteggi la tua famiglia, Signore. Per il Vescovo Massimo, che in occasione di questa celebrazione saluta le nostre comunità e la città di Guastalla, sostieni, Signore, i suoi passi e conferma in lui la gioia di continuare a servire la Chiesa nei luoghi e circostanze che accompagneranno il suo ministero. Preghiamo. Proteggi la tua famiglia, Signore. La comunità diocesana di Reggio Emilia Guastalla. Dona a lui la sapienza e la carità degli apostoli per essere in mezzo a noi immagine viva di Cristo, buon pastore. Preghiamo. Proteggi la tua famiglia, Signore. Per le famiglie, perché come alle nozze di Cana, nell'ora della stanchezza e della prova, si affidino all'intercessione materna di Maria per riconoscere accanto a loro il Cristo, fonte della vera gioia e dell'amore. Preghiamo. Proteggi la tua famiglia, Signore. Per i malati e tutti i sofferenti, per intercessione della Beata Vergine della Porta, sperimentino la materna consolazione della Vergine Madre e la nostra vicinanza premurosa. Preghiamo. Proteggi la tua famiglia, Signore. Per tutti noi che abbiamo ricevuto il dono di venerare e di custodire con amore in questa città l'immagine prodigiosa della Beata Vergine della Porta, perché il Signore benedica e sostenga la generosità di coloro che si adoperano per il restauro del santuario. Preghiamo. Benedici la tua famiglia, Signore. O Signore, invano lavoriamo e disperdiamo le nostre fatiche, se manca il soccorso della tua mano potente. Tu che hai benedetto la fede di Maria, aiutaci con la grazia del tuo Spirito a costruire la nostra casa sulla roccia della tua parola, per Cristo nostro Signore. Amen.
Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Trasforma, Signore, in sacramento di salvezza i doni che ti offriamo in unione con la Vergine Maria. Fulgido esempio del culto in spirito e verità per fare di tutti noi un sacrificio a te gradito, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore, nella tua bontà senza limiti, hai offerto alla tua Chiesa in Maria di Nazaret uno specchio esemplare del culto a te gradito. È lei la Vergine in ascolto, che accoglie lieta le tue parole e le medita incessantemente nel suo cuore. È lei la Vergine orante, che esalta nel cantico di lode la tua misericordia, intercede sollecita in favore degli sposi e si unisce con gli apostoli in preghiera unanime. È la Vergine feconda che per la potenza dello Spirito genera il Figlio e presso la croce è proclamata madre del popolo della nuova alleanza. È la Vergine offerente che presenta nel Tempio il primogenito e presso l'albero della vita si associa al suo sacrificio. È la Vergine vigilante che attende senza esitare la vittoria di Cristo sulla morte e aspetta nella fede l'effusione dello Spirito. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti l'inno della tua lode. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato,
perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione. Nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo è nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Massimo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli e precetti salutaribus moniti e divina istituzione formati
audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donali unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un gesto di pace. La pace sia con voi. Pace sia con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Preghiamo. O Dio che ci hai dato la grazia di partecipare alla mensa del corpo e sangue del tuo Figlio, fa che la tua Chiesa, contemplando costantemente la Vergine Maria, sia fervida nella fede, forte nell'amore, incrollabile nella speranza della gloria futura. Per Cristo nostro Signore. Buonasera. A nome dell'amministrazione e del Consiglio Comunale, tutti presenti, le autorità civili, militari e religiose, e in particolare lei, Vescovo Massimo, qui presente tra noi in occasione del compimento del suo servizio episcopale alla diocesi di Reggio Emilia-Guastalla. Sono stati 9 anni di vita delle nostre comunità non certo facili. Il sisma, poco prima del suo arrivo, a fine 2012, le difficoltà economiche e sociali di questi tempi e poi la pandemia che ci ha travolti da ormai 2 anni. Voglio però ricordare un momento bello e speciale per la nostra città, quando si riaprirono le porte di questo Duomo dopo 60 mesi di cantiere. Lei era con noi. È stata una festa e una ripartenza. La Chiesa, luogo religioso e di meditazione, ma anche testimonianza laica di arte, storia e cultura, di nuovo aperto. Auspichiamo che sia così presto, anche per la Beata Vergine della Porta. Come ben detto prima, forse questa messa doveva essere celebrata nei programmi alla Beata Vergine della Porta. Così non è stato, ma non ci abbattiamo perché sappiamo che presto questo potrà avvenire e l'aspettiamo, come diceva Don Pier Giorgio, sarà costretto a ritornare. In questi 9 anni la sua presenza a Guastalla e nella Bassa è stata costante e il dialogo e l'ascolto con le istituzioni civile continuo. Questi sono i pilastri della convivenza civile, ascolto e dialogo. Dove c'è confronto e di più concordia e sintonia, si possono fare buone cose. Ora per lei è arrivato un tempo nuovo. Le trasmetto i miei più sentiti auguri affinché si possa dedicare ancora di più alle persone, alla cura delle persone, alla cura delle anime, alla preghiera e allo studio. Noi l'aspettiamo e per lei la porta è sempre aperta. Lei, come diceva ben prima, è cittadino onorario di Guastalla e sappiamo quanto Guastalla le mancherà. Grazie, Vescovo Massimo. A me compete in particolare di dire, comunicare alla comunità ciò che si sta facendo e quali sono i passi che si stanno compiendo verso la riapertura del santuario. È certo che il prossimo 7 febbraio, quindi non domani però, il prossimo del 2023, lo celebreremo nella Casa della Madonna, dopo questi lunghissimi 11 anni di assenza da questo luogo così caro a tutti i guastallesi, ma vorrei dire non soltanto alle comunità vicine a Guastalla, ma anche addirittura di là dal fiume. I lavori stanno procedendo credo anche in modo molto rapido e teoricamente c'è anche già una data
che per ovvi motivi non possiamo comunicare, per la prossima riapertura. L'arcivescovo Giacomo, che ha dato la disponibilità per naturalmente seggio del grande ponteggio, e si cominciano a vedere cose belle come queste, forse per certi versi anche di più. E quindi credo che il santuario della Beata Vergine della Porta sarà davvero un'altra scoperta bella, un bagno di luce e di calore, se non altro perché lì è presente la Madre del Signore, Madre nostra. Quindi attendiamo con gioia la riapertura di questo santuario, che non è solo guastallese, ma è di tutta la diocesi. Tra l'altro abbiamo anche una notizia da dare questa sera che credo possa far piacere a tutti. D'accordo con Don Nildo e quindi con la parrocchia, abbiamo cercato in questi mesi una comunità religiosa che potesse essere presente al santuario, abitando presso il santuario, non solo per la custodia ma anche per l'animazione e la preghiera. Siamo andati a bussare ad alcune porte e con poche speranze, così almeno era quello che un po' sembrava dai... Bene, il 5 agosto, festa della Beata Vergine della Neve, abbiamo avuto la notizia che una comunità religiosa, per il momento una suora, ma ci si sta religiosa, verrà ad abitare presso il santuario. Questo credo che sia un dono bello e a suo tempo naturalmente la parrocchia presenterà la suora e quindi la comunità che verrà. Lo abbiamo fatto perché sapevamo molto bene che non avremmo avuto un sacerdote disponibile per il santuario. Credo che la presenza di una religiosa o di una comunità religiosa sia un dono davvero per il quale ringraziare il Signore e lo abbiamo voluto comunicare proprio in questa giornata. Insieme alle cose belle, naturalmente altre un po' più impegnative. Mancano ancora 250.000 euro per concludere i lavori. Io non ho dubbi, avendolo sperimentato, che la generosità e la carità dei guastallesi nel giro di poco tempo risolverà anche questo problema. Però abbiamo piacere questa sera di comunicarvelo, siamo addirittura d'arrivo. Voi sapete che il costo complessivo è molto più alto, ma grazie alla generosità di tanti, e qui credo che sia anche l'occasione per metterlo in evidenza, ringraziando il comitato che sta lavorando in questo senso, ecco, grazie alla generosità di tanti raggiungeremo anche questo obiettivo. Quindi diciamo grazie al Signore, diciamo grazie al Vescovo Massimo che ha davvero sempre insistito e tenuto aperto questo suo desiderio di ridare a Guastalla il santuario. Pare proprio che ci siamo. Diciamo grazie.
un'ultima cosa, ho riflettuto a lungo su che cosa avrei potuto lasciare qui come segno del mio passaggio da Guastalla in questa cattedrale. Infine ho deciso di lasciare qui la mia croce pettorale. Quindi questa croce pettorale la dono alla nostra cattedrale di Guastalla, al nostro Duomo. È l'occasione anche per salutare Don Nildo, a cui sono particolarmente grato per la cura che ha di questa comunità, e tutti gli altri sacerdoti che non posso adesso salutare uno per uno, ma che sono tutti a me molto cari.